Per consentire l'ingresso di nuovi soci in una SRL preesistente sono in linea generale due le opzioni a disposizione: la cessione di quote o in alternativa un aumento riservato di capitale sociale a pagamento. Non è casuale che il gruppo Barbera Proto, nella manifestazione di interesse elaborata dallo studio legale Candido, si sia orientato verso questa seconda soluzione. L'ingresso in una società a responsabilità limitata attraverso una ricapitalizzazione di nuovi soci è infatti abitualmente la strada preferibile nel caso in cui la SRL oggetto dell'operazione ha bisogno di risorse finanziarie aggiuntive per supportare i piani di crescita, ma soprattutto per abbattere un debito consistente che ne condiziona presente e futuro, come appunto nel caso della CR Messina. Nelle intenzioni del gruppo di imprenditori che da dicembre lavora a questa operazione, l'immissione di liquidità iniziale pari a 1.400.000 euro servirebbe a rendere finalmente normale la vita della società giallorossa, abbattendone le passività e consentendo una programmazione seria e sostenibile. I vecchi soci vedrebbero inevitabilmente diluita la propria partecipazione al 12,50% o eventualmente, se lo volessero, anche al 25%, in questo caso il conferimento di liquidità sarebbe pari a 1.200.000 euro, ma questa perdita di potere sarebbe compensata dal maggior valore della società e quindi di ciascuna quota post aumento di capitale. Nel documento di 6 pagine predisposto in questi giorni, le ultime limature oggi pomeriggio nel corso del pranzo di lavoro tra Francesco Barbera e Franco Proto prima della trasmissione al legale che rappresenta gli attuali soci del Messina, viene fissato una sorta di cronoprogramma che non potrà non partire da una due diligence, vale a dire una rapida ma approfondita analisi dei documenti che verranno messi a disposizione dell'attuale proprietà, atti a verificare se vi siano le effettive condizioni di fattibilità dell'operazione programmata, ovvero se sussistano elementi e profili di criticità che possano comprometterne il buon esito. In sostanza, un modo per verificare se l'entità del debito pregresso di cui Barbera ha discusso più volte informalmente con il presidente Stracuzzi, si parla di circa 1 milione di euro, trovi riscontro nelle carte oppure se si vada oltre.